ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi sono in compagnia di un membro del mio clan, come avevo detto nel precedente video. In questo caso ci troviamo con Andrew Kors, che forse è il mio compagno, diciamo, anzi la mia spalla, se non un altro dei miei propri compagni seri su Xbox One, anzi su Call of Duty Ghost. Eccoci qui, Andrew, puoi parlare pure. Bella ragazzi, ciao a tutti. Allora, questa volta vi ho detto che facevamo una salvaguardia infinita. In questo caso cercheremo di battere il nostro record, che è 48. Sono 48 round di fila, ragazzi. È veramente una cosa tosta, però ci vogliamo provare. L'ultima volta mi si è buggata la partita, ragazzi. Non vi dico che cazzo vedevo. Vedevo delle strisce di file, non so che cazzo. Quando mi giravo verso mio fratello non si vedeva niente. E infatti mi ha un po' incasinato questa cosa per almeno 10 round. Vabbè ragazzi, proviamo a partire, cerchiamoci una bella partitosa per iniziare e per vedere se riusciamo a resistere un bel po'. Eccoci ragazzi, siamo su War Oak, che è forse una delle mappe più semplici per fare, diciamo, camperarsi in un posto determinato per poter andare avanti di round. I primi 10 round, ragazzi, solitamente ce li facciamo in giro, raga. Quindi vedrete, sarà un pochettino noioso perché arriva poca gente. Però per il resto, quando ricominceremo ad arrivare a 20 round, 25 round, 30 round, arriverà un botto di cani e ovviamente ci romperanno veramente i coglioni. Comunque sia, allora, Andrea, allora, prenditi, Andrea, prendi un po' di elicotteri. Io prendo la torretta robot. Già online. Ok, io prendo la torretta robot. Ok. E pure io. Allora, prendo il drone. Dai, 5 secondi, dai, corri! Ole! No, ho preso. Ho preso 3 ricompense io. Io c'ho 72 rete line. Vabbè, non c'è problema. Prendiamoci il primo round. Speriamo di trovare subito il fucile a pompa. Allora, vuoi prendere l'MTS perché è abbastanza scarso. Ecco, già che mi freghi le kill, Era dietro. Oh, che cazzo? Ah, posto. Minchia, gli Assassin's Creed sono. Aiutami, no. Ho troppi. Vai, ucciso, vai tranquillo. Oh! Ah, ecco, morto. Oh, pure, quanti siete? Rifornimentina arrivo! Livello 8, nemici eliminati. Ok, nemici eliminati. Prendiamoci un po' di... Ah, speriamo bene del fucile a pompa. Guarda se trovi qualcosa. No, prontezza. Ah, predatore, prendi il fucile a pompa. Aspetta, prenditi predatore tu, va. Bisogna che ci sei. Così non rompi i coglioni da subito. Ah, ragazzi, la cosa che vi consiglio di più su squadre, prima di tutto di giocarvela in War Oak, perché è la mappa più... c'ha un punto preciso dove potersi camperare. E secondo perché... la seconda cosa che vi consiglio, ovviamente, è di avere sempre i fucili a pompa, che sono veramente forti in questo gioco, anzi, in questa modalità. L'FP6 soprattutto. L'FP6 e l'FTT, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. No, volta. L'MTS è l'altro. Ah, l'MTS. Che è la specie di fucile a pompa che spara a raffica. Che quando lo potenziate molto, diventa molto forte. Cioè adesso il mio fucile è ancora a livello... adesso a livello 2 il mio fucile. Ecco questi stronzi! Ok, vai. Oh, porca troia, da ogni parte questi stronzi! Questo è la logina. Ne manca uno, ok, perfetto. Cercate di tenervi sempre il rinforzo per ultimo, vedete il personaggino che c'è qui giù a destra, ragazzi, vedete questo omino che è il compagno, che vi potrebbe aiutare tantissimo quando dovete magari, cioè magari siete scalate a terra, gli avversari vi buttano giù, il vostro compagno non riesce a mandarvi a arrivare a soccorrervi, voi chiamate il compagno di supporto e vi aiuta a risollevarvi e andarvene via da quella zona. Ricordate che se morite per un troppo tempo perdete anche i perk che guadagnate, ad esempio predatore o prontezza eccetera. Ok, Andre, lasciami i rifornimenti a me, un pochettino di cose, sì. Riesci a trovarti il fucile a pompa. Se trovi il predatore, mica lo voglio io, no, anche il predatore. Certo, no, ce l'ho io il predatore. Allora, c'è una RX. Qua cos'è l'altra cosa? Ah, sono tutte armi, aspetta. Coltello dal lancio. E che cazzo! Allora, vado a vedere il fucile di precisione. Qua hai trovato tu, una cagata? Cambialo, io c'ho il Vapor. Ah, ho trovato l'MTS, Lo vuoi l'MTS? No, prendi te. Ok, no, ragazzi, questo è l'altro fucile a pompa. Ah, hai preso la Magnum. No, cambia ancora il coltello. Allora, ammazzalo dopo. Vabbè, ammazzalo anche ora. C'è quello.
Ok, io vado a prendere il VPR, come cazzo si chiama sta cosa? Il VPR. No, minchia, lo stavo per prendere. Cazzo. Allora, carichiamo le munizioni. Minchia, stavo per fare l'errore della mia vita. Allora ragazzi, la cosa brutta dei fucili a pompa è però che hanno poche munizioni. Questa è una cosa molto brutta. Forze nemiche in arrivo. Ok, allora, siamo al quinto round e fino adesso sembra abbastanza semplice. Semplice. Ecco i cani, ragazzi, questi sono quelli che odio di più. Oh, guarda, guarda, sto stronzo! Mi sta già uccidendo, Andre. Andre, il cane! E io sto morendo. Lo so anche io! Scappalo! Cazzo! Mi hanno ucciso! Vai, 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 te le ammazzo io, vai tranquillo, vai, vai. Salvami. Vai. Okay. Ecco, cominciano. Eccoli! Cane di merda! Ancora! Sti cani di merda! No! Chiamo io, aspetta, chiamo io. Salva il mio amico, non io, non a me. Cazzo. Ok. Ho perso predatore. Allora, c'è un fucile a pompa, LMTS, te lo vuoi prendere, Andre? No, non mi sembra. Allora, lasciami là, lasciami l'altro, sì, lasciami agilità, va. Basta. Oh, c'è un cane di merda dietro che stai seguendo, cazzo. Siamo già caduti, ragazzi. Sti cazzo di cani creano veramente problemi. Prendi Maradona, Lu, prendi Maradona. Aspetta che arriva a prendere Maradona. Lui c'ha anche quello. Ah, prendiamoci supporto, Andre. Io chiamo, vabbè. Mi chiamo il Vultum e mi prendo la Lind, mi sa, va bene? Prendi l'IMS se ce la fai, se c'è da qualche parte. Dove cazzo è? No, prendiamo tu. No, c'è solo questo, prendo io. Vabbè, io ho preso Lind. Avrei dovuto prendere anche la torretta robot, però vabbè. Io ce n'ho uno. Allora, va bene, mi serve il gioco di prestigio. Io mi sa se dove la metto la torretta, la metto qui, guarda. Ecco, arrivano molti adesso. Più che altro arrivano quegli stronzi che hanno quella minchia di mitragliatore. Eccolo. Ucciso, guarda, stanno arrivando, li vedi? Li vedo. Tu c'hai tu hai l'MTAR? No, c'ho solo la pistoletta, Lu. Hai solo la pistoletta? Sì. Però sta a livello 6. Oh, grande. Vai, grande. Prendi tu la stellina? Vai, prendi tu. Prendila tu che ci sono. Ok, allora aspetta. Gioco di prestigio, aspetta che me lo prendo. Oh. Tira stabile, perfetto. Vai, buono, prenditi quello. Ok. Vai, grande. Non ti perdi. Allora, ne ho tre io, c'ho pronte. No, aspetta, che cazzo è? Non mi ricordo neanche come si chiamano. Prontezza, non me lo ricordo. Ma prontezza, maratona e gioco di prestigio. Il gioco di prestigio mi serviva molto perché c'ho fucile a pompa io. Ok, posiamo la minigun. Ah, è vero che abbiamo la minigun. Vai, devastiamoli, devastiamo questi stronzi, va. C'è un cane, Andre! Oh, non mi dà le munizioni! C'è! Non mi cambiava l'arma, non hai capito! Oh, cani di merda, tranquilli! Però a me non faceva vedere la pistola. Ok, torretta robot neutralizzata. È già finita l'ondata, che cazzo, velocissimo. Ecco la mitragliona. Allora. La minigun. Allora. Non mi capita un'arma, magari. Dai, ce la facciamo. Ci sono i cani, sono morto. Nasconditi, va. Pronti? No, lo scudo. Pericoloso. Va. Ok, non c'è supporto. Sì, li ho uccisi. Gioco di prestigio. Gioco di prestigio, cazzo. Però ho detto che ti ammazzo. Lui mi ha salvato. Cambialo. Prendi l'MTS, vai, prendi. Io prendo questa cazzo di cosa. Oh, sto recupero accelerato. Che cazzo, BAM! Ah, l'hai ucciso tu? Perfetto. MTS è forte fino a te l'ho detto. 20 probabilmente. Poi dopo. No, no, se lo potenzi tipo a livello. Se lo potenzi sino a livello 27 diventa una bomba. Nemici eliminati. Perfetto. C'è ancora vivo il nostro compagno Ghost. Fra poco muore, ora che l'hai detto. Mica, veramente. Siamo al round 10, mi sa.
Ma non saliamo ancora, non mi pare siamo troppo aggressivi. No, no, però oggi no. Ieri erano proprio aggressivi, molto. Cioè, proprio ti attaccavano. Ci volevano male. 80.000 cani ti attaccavano. Ecco lo stronzo, qua. Bam! Bam ancora. Allora, Andrea, c'è lo scudo? Arrivo. Uno. Continua, corri, vai via. Grande. Vai, andiamo. Dobbiamo difendere. Oh. Vai. Scudo di merda. Scudo. Oh, l'ho ucciso. C'è un altro, ultimo. Sì. No, c'è un altro dietro di me. Come cazzo fai a colpirmi? Ma ci supporto. Ok, prendiamoci la roba che arriva. Perfetto. Ma pure le anche serie, guarda caso, adesso. Ah, c'è recupero accelerato. Io prendo. Guarda, io prendo prontezza una. Di nuovo. Io me la prendo prontezza, lasciami prontezza. Me la piglio. Non c'è prontezza. No, non ce l'ho, c'ho il piedino che corre. C'è il piedino con le ali. E non so cosa sia. Prontezza però. Mi può servire. Ci abbiamo anche prontezza, perfetto. Mi sa che ora ci conviene andarcene in via. Aspetta che prendo queste munizioni. Aspetta che me le prendo. Eccoli i cani. Vai, torna su, vai su. Ci bombardano i cani, ma ci ammazzano, ce l'ho ogni parte. Chiamo un hind. Vai subito su. I cani sono velocissimi, sono troppo veloci. Lo so, torna. Infatti. Vai su, scappa su. Cani di merda. Vieni, cane di merda! Allora. Pure nel multiplayer, dovunque, cani immortali. Vai via. Colpi, ok, grazie. Vedete, prendi i colpi? Vai. Mi sa che ce la facciamo ormai. Squadra rifornita! Squadra rifornita! Sì, mi sa che.